La donna convive con l'abordaggio. Ecco, attraverso il video di oggi vengo a parlarvi di abordaggio. Che cosa è l'abordaggio? Non è altro che abbordare, quindi provarci con una persona, con un essere umano. Nel caso in questione, nel caso di specie, alludo a una donna che è costretta, suo malgrado, a convivere con l'abbordaggio. Che significa? Che è costretta, ripeto, è costretta, lei non può, lei non vorrebbe convivere con l'abbordaggio, ma di fatto viene abbordata da uomini e da ragazzi, dai cosiddetti pisellocentrici. Ok? Quante volte io ho visto per la strada una donna, una ragazza che camminava da sola e un uomo in macchina che la seguiva, no? Che la pedinava, che addirittura ha detto ad una donna: "Ma quanto sei buona, ma quanto sei bella, complimenti, sei stupenda". Ecco, io una volta ho assistito a questa scena. Io mi trovavo dietro a questa bella donna, no? Stavo passeggiando per i fatti miei. Alt, non incominciava a scrivermi: "La stavi pedinando, caro Leandro. Stavi facendo stalking, caro Leandrino". No. Leandro non stava facendo stalking, io stavo per i cazzi miei, per i cazzacci miei, come direbbe il simpatico Antonio Razzi, ok? Stavo per i cazzacci miei a passeggiare, davanti a me c'era questa donna, bella, abbronzata, sexy, longilina, minigonna corta. A un certo punto mi vedo passare, io stavo sul marciapiede, questa qui davanti a me, vicino al marciapiede, sulla strada, una macchina con dentro un uomo che stava guidando. Quest'uomo si è messo lì ad andare piano e ha dire a questa donna: "Ammazza quanto sei bella, ammazza quanto sei buona, buona". Pensate, questa donna non è che ha detto: "Oh, mi lasci stare, marrano, villano", no. Ha detto: "Grazie, grazie mille, oh, grazie mille, oh, grazie di cuore, grazie di cuore, grazie mille, grazie di cuore, oh". Capito? Questo è il fatto, ok? Ora, vedete, questo è un fatto concreto, reale. Mi fa capire che una donna convive con l'abordaggio, viene abbordata per la strada. Volente o nolente, la donna è costretta a subire le avances, di uomini e di ragazzi, ok? Certo, deve essere bella, deve essere appariscente, deve essere sexy, deve essere longilinea, deve essere arrapante, deve essere intrigante, ma quasi tutte sono così. Ed anche la brutta, seppur brutta, no? Con la minigonna diventa bella, carina, sexy, affascinante, piacevole. Certo, se è un rotolo di merda, è chiaro che il discorso cambia gravemente. Certo, se è una che ha i blocchi di celluite alle gambe, ai glutei, che è piena di cellulite di merda, è chiaro che riceverà dei sonori no, va bene. Però di fatto io penso, io immagino che la stessa donna, tra virgolette, etichettata, etichettabile come brutta, come non gradevole, riesca lo stesso a trovare. Le basta poco, ok? All'uomo no. L'uomo, se si mette pure con un boxer, con uno slip aderente, magari quando ha il pisellino bello alzato, se la prende in der culo, ok? Perché? Perché alla donna non interessa il pisellino dell'uomo. Alla donna forse interesserà il portafogli e probabilmente il conto in banca. Attenzione, non dico tutte le donne, attenzione. Forse solo alcune, ma non tutte. Quindi, se sei donna o ragazza, non sentirti chiamata in causa, perché non sto parlando di te, va bene? Quindi, la donna convive con l'abbordaggio, con l'essere abbordata, per la strada, fuori dalla strada e via di seguito. L'uomo convive col rifiuto, ok? La massima di Leandro è questa. L'uomo convive col rifiuto, la donna con l'abbordaggio, ok? Ora, io voglio farvi un esperimento. Avete un'amica? Avete una fidanzata? Fate questo esperimento. Un esperimento che deve fare vicino a voi, se avete una donna, una fidanzata, una ragazza giovane anche. Fatela vestire in estate, chiaramente, con una minigonna, con un top scollato aderente. Fatela passeggiare, no? Fatela passeggiare per la strada. Voi però lontano da lei, cioè voi vedete la distanza, no? Vedete che cosa accade. È un esperimento che vi invito a fare. Noterete sguardi su di lei, uomini che la guarderanno in maniera morbosa, come se sulla terra fosse presente solo quella donna, solo quella ragazza, e probabilmente qualche uomo farà delle avances, inizierà a parlarle,
ad attaccare il bottone. Se parliamo di bar e questa donna, questa ragazza passasse davanti o vicino a un bar, noterete che ci saranno uomini che l'andranno a commentare, a guardare, a vedere, in maniera anche morbosa. Guarda quella quanto è buona, ho visto quella, ammettila, guarda quella quanto è buona, mamma mia che pezzo di fio, porca troia, ammetti quella che fio, porco Giuda, ho visto è buona, su. Commenti su commenti, sguardi su sguardi, occhi su occhi che l'andranno a puntare e o a circuire, se la tromberanno già prima con lo sguardo, prima di penetrarla col reale augello. Ok? Ecco, di fatto, de facto, questa è la realtà dei fatti. Ok? Scusate il gioco di parole. Ora, guardate in faccia la realtà, non occultatela, non ficcate la testa sotto la sabbia come fanno gli stronzi. Scusate, ho fatto questa gaffa simpatica e divertente volutamente. Gli struzzi, ok? Gli stronzi, gli struzzi, gli stronzi, gli struzzi, gli struzzi, gli stronzi, ok? Non mettete la testa sotto la sabbia come fanno gli stronzi, barra gli struzzi. Guardatela in faccia la realtà, Cristo santo, guardatela. E una volta che la guardate in faccia, ditemi, Leandro, hai ragione, oppure Leandro, vattela a piangere culo, hai detto una cazzata, Lea, ok? Ditemelo, Cristo santo, ditemelo, Dio buono, ok? Grazie dal vostro Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia è tutto, fornitemi la vostra opinione, ci tengo ad averla, datemi il vostro punto di vista, lasciate un commento e soprattutto guardate in faccia la realtà con occhi reali, non astratti. Ciao da Leandro, conoscitore italiano.